Va bene, adesso io darei la parola a due studiose siciliane, credo, o comunque di origine siciliana, dai nomi lo potete capire, Giovanna Marrazzo, dell'Università di Palermo. Marrazzo però non è parente dell'ex presidente della Regione Lazio, spero di no, appunto. E poi anche, non so, parlate insieme, come funziona? Siete due, vi scambiate un... perché l'altra studiosa è Clara Meo, che è psicologo della LILT di Pisa, ma è di origine siciliana. Questo lo so perché me l'ha raccontato lei. Prego. Grazie. Buongiorno. Ringrazio prima di tutto l'ILTE per questo invito. Per me è un grande piacere oggi essere qui, proprio perché da 3 anni l'Università di Palermo, la sezione di psichiatria del Bionec, quindi diretta dal professore La Barbera, collabora con la LILT nella persona della dottoressa Clara Meo, ma anche con l'unità di radioterapia oncologica dell'azienda pisana, inizialmente col professore Greco e poi la dottoressa Fabbrini, portando avanti questo progetto, appunto, che riguarda la possibilità di un intervento psicologico nei pazienti oncologici in trattamento radioterapico. Lo studio iniziato nell'ottobre del 2011 e il reclutamento dei pazienti si è concluso quest'estate. Quindi questa è la prima volta comunque mostriamo i nostri dati e quindi è un doppio piacere poterlo farlo in questa sede. Si articolerà così la relazione. Inizialmente io appunto spiegherò il progetto e dirò brevemente i dati a cui siamo giunti, i risultati, però per me è importante lasciare spazio alla dottoressa Meo, perché è la psicologa sperimentatrice che si è occupata del progetto qui a Pisa, che parlerà della propria esperienza e parlerà, questo è molto importante, anche attraverso le parole dei pazienti. Due parole sul background e poi andiamo al progetto. Appunto, all'interno della visione unitaria della persona, anche per quanto riguarda il paziente oncologico in trattamento radioterapico, la gestione del paziente in corso di trattamento sicuramente non può prescindere da un'attenta valutazione delle variabili soggettive legate all'emotività e al vissuto interno del paziente. In questo tipo di paziente, al distress di tipo psicologico e psicoemozionale, di cui hanno parlato già gli illustri relatori che mi hanno preceduto, che è legato alla patologia cancro, si associa anche il distress legato in specifico alla cura radioterapica, perché a tutti quelli che sono gli effetti collaterali, cosiddetti effetti collaterali fisici dovuti alla radioterapia, si associano anche i cosiddetti effetti collaterali psicologici che in letteratura vengono indicati come per esempio l'ansia circa la dimensione dei dispositivi radioterapici, la paura di essere in balia di fonti di energia invisibili, ma anche l'isolamento nella stanza d'attesa. Altri fattori stressanti possibili sono appunto i tempi di attesa, vi ho parlato dei lunghi tempi di attesa, e anche il tipo di relazione che si può andare a innescare con gli altri pazienti. Anche in questo tipo di pazienti sono stati fatti diversi studi, ovviamente la letteratura anche in questo caso è molto controversa rispetto alle percentuali di ansia, di depressione come disturbo ma anche come sintomi. In genere possiamo dire che per quanto riguarda proprio la durata del trattamento, perché noi ci siamo occupati di seguire il paziente nel percorso proprio radioterapico, i sintomi ansiosi riguardano circa il 21-50% dei pazienti e i sintomi depressivi tra il 12-31%, questi sono i numeri. In uno studio recente pubblicato nel 2014 che riguardava in particolare i pazienti in trattamento per i tumori della testa e del collo, quindi genere percentuale maggiormente maschile, dobbiamo parlare di genere, si è visto che in generale il distress emozionale aumentava durante il trattamento, coinvolgendo circa il 77% dei pazienti. In questo studio si è dedicato anche ai caregiver e si vedeva che il distress aumentava anche appunto nel caregiver. In generale la radioterapia con le conseguenti limitazioni fisiche e anche appunto il distress emozionale sicuramente riducono la qualità della vita in questi pazienti.
Un altro aspetto su cui ci siamo focalizzati è la lissitemia, un aspetto che pensiamo sia importante da valutare nel paziente oncologico in generale. Sappiamo che la lissitemia è l'incapacità da parte del soggetto di entrare in contatto con il proprio mondo emozionale, di riconoscere i propri affetti, elaborarli dal punto di vista cognitivo e descriverli. Se la lissitemia è una dimensione, un costrutto di personalità che è nato negli anni 70, rilevato nei pazienti con patologie psicosomatiche classiche, in realtà accomuna pazienti con diversi tipi di patologie e soprattutto nel paziente oncologico più recentemente è stata invece ipotizzata la presenza, anzi proprio testata la presenza, evidenziata la presenza di una della cosiddetta lissitemia secondaria, che poi è una reazione di tipo difensivo dinamico alla malattia vissuta come stress. È quindi chiaro che interventi, è anche riconosciuto dalla recente letteratura, che interventi psicologici costituirebbero un valido aiuto per i pazienti in trattamento riadattoterapico nel fronteggiare sia le paure e le angosce legate alla malattia e di conseguenza permetterebbero un miglior adattamento alla malattia e incrementerebbero la qualità della vita. In particolare, interventi psicologici che si sono ritenuti più efficaci in questo tipo di pazienti sono stati, secondo la letteratura, interventi di gruppo di tipo supportivo espressivo e anche interventi di autogestione dello stress. Il nostro progetto, come vi ho detto appunto, è nato da questa collaborazione tra Pisa e Palermo. A Palermo devo anche ringraziare l'unità operativa di radioterapia di una casa di cura privata convenzionata, che è la casa di cura Macchiarella, nella persona del dottor Fazio, appunto il responsabile della radioterapia. È l'equipe di psicologhe, perché mentre qui l'intervento è stato fatto unicamente dalla dottoressa Meo, a Palermo è stato fatto da un'equipe di psicologhe e psicoterapeute, la maggior parte volontarie dell'università ovviamente. Neanche per dirlo. Lo studio aveva un duplice obiettivo: da una parte appunto indagare la presenza sia di lissitemia sia di ansia e depressione, ma anche misurare la qualità della vita in questi pazienti durante il trattamento, dall'altra parte andare a valutare se appunto l'introduzione di un intervento psicologico potesse avere delle ricadute sul benessere del paziente, proprio andando a ridurre i valori di ansia e depressione, migliorando la qualità della vita e anche la capacità di modulare e esprimere le emozioni da parte del paziente. Abbiamo reclutato in questi, diciamo, 3 anni 146 pazienti. È importante dire che sono pazienti non omogenei per patologia, stadio della malattia e terapia. Il reclutamento è avvenuto in maniera random e anche la suddivisione dei due gruppi. Vi dico che comunque le patologie più rappresentate sono poi quelle che più frequentemente richiedono un intervento radioterapico, quindi il tumore alla mammella, all'utero, ma anche il colon retto. Il protocollo prevedeva diversi tempi, quindi seguire il paziente dall'inizio e al fine del trattamento. Si incontrava il paziente prima che iniziasse le sedute di radioterapia, di solito durante la simulazione, e quindi si proponeva la ricerca e anche si somministrava il test, adesso parlerò brevemente degli strumenti, per valutare la presenza o meno di lissitemia. Durante il primo incontro si valutava l'ansia e la depressione e si misurava la qualità della vita e anche appunto in genere lo stato di salute dei pazienti, e si iniziava il percorso appunto di intervento psicologico, che si strutturava con colloqui di sostegno insieme a quella che vi spiegherò, la tecnica del diario. Per i pazienti del gruppo sperimentale ovviamente era previsto un secondo incontro a metà trattamento, proprio per continuare il supporto, l'intervento psicologico, e poi nel terzo incontro si andava a valutare tutte le variabili in oggetto, con la conclusione del percorso, del breve percorso terapeutico, quindi durava circa un paio di mesi all'inizio e alla fine del trattamento radioterapico. Per quanto riguarda gli strumenti, brevemente, per la valutazione della lissitemia abbiamo utilizzato la TAS, ovviamente lo strumento autovalutativo più utilizzato per la lissitemia, che è importante perché ci permette non solo di ottenere un punteggio complessivo e quindi stabilire se il soggetto è più o meno lissitemico, ma anche di andare a valutare e misurare le tre scale, le tre dimensioni fondamentali
fondamentale dell'essitimia, che sono appunto la difficoltà a identificare i sentimenti, la difficoltà a descrivere le proprie emozioni e poi il pensiero orientato all'esterno, che è il cosiddetto pensiero operatorio, diciamo, della scuola francese. Per quanto riguarda appunto l'ansia e la depressione, come diceva prima il professore Torta, noi abbiamo utilizzato l'ADS proprio perché è una scala che si applica ai pazienti che presentano una patologia organica, perché va ad escludere i sintomi somatici classici di ansia e depressione, quindi evita il bias di scambiare quelli che sono i sintomi attenienti alla patologia oncologica e trattamenti ricevuti per sintomi di ansia e depressione. E poi, per quanto riguarda lo stato di salute e la qualità della vita, anche in questo caso l'abbiamo valutato con uno strumento specifico per i pazienti neoplastici, che è il QLQ-C30 degli ORTC. E allora, la tecnica del diario. Il diario segue i termini dell'approccio cognitivista, quindi comunque una tecnica che rientra all'interno dell'approccio cognitivista, della possibilità di quantificare l'entità di ciascuna emozione e collegarla al pensiero corrispondente, individuando qual è l'emozione più urgente e osservando come si modifica questa emozione nel tempo. Gli incontri aiutano il soggetto a prendere consapevolezza di questi aspetti emotivi e a crearsi anche una capacità di automonitoraggio. Di questo ovviamente è utile parlare meglio la dottoressa Emeo. Comunque viene chiesto, vedete, questo è l'esempio del diario che proponiamo, quindi viene chiesto al paziente di scrivere cosa sta pensando, come si sente, anche di valutare in una scala Likert da 0 a 10 quanto prova sentimenti come ansia, tristezza, paura, rabbia, angoscia, ma viene data anche la possibilità di poi scrivere e quantificare anche tutti gli altri tipi di emozioni e sentimenti che prova. Questo diario viene dato al paziente, che lo può compilare anche durante i tempi di attesa, e poi ovviamente, oltre al potere della scrittura di cui ha parlato anche la collega, c'è anche il potere terapeutico nella narrazione, perché poi questo diario viene narrato e condiviso col terapeuta e si va sul lavoro sulle emozioni che il paziente deve identificare, scrivere e narrare. Quindi questo è il cuore del tipo di intervento che abbiamo fatto. I risultati, descrizione sociodemografica del campione. Anche in questo caso c'è una percentuale maggiore di sesso femminile, ovviamente, rispetto ai tumori trattati. Devo dire che c'è tra il gruppo di controllo e il gruppo sperimentale una differenza rispetto al sesso, che è statisticamente significativa. Questo perché abbiamo visto che nel gruppo di sperimentale era costituito da 68 pazienti, nel gruppo di controllo 78. Probabilmente i 10 in più erano tutti uomini, perché vediamo infatti che la percentuale di la quantità di donne, 56-53, si equivale, quella degli uomini invece sono maggiori gli uomini nel gruppo di controllo. Ci siamo chiesti se è dovere a posteriori correggere questo dato e quindi continuare la ricerca reclutando più uomini dal punto di vista sperimentale, però poi abbiamo comunque, nelle analisi statistiche, abbiamo fatto la correzione dei risultati di tutti i test per le principali variabili sociodemografiche, tra cui l'età, il sesso e anche l'età media, e come vedete è lievemente differente, anche se poi i numeri non fanno pensare, perché nel gruppo sperimentale 49, nel gruppo di controllo 52, però ha dal punto di vista statistico una differenza significativa, ma inserendo queste variabili nel modello non c'è una significatività. Ciò vuol dire che comunque appartenere a un genere diverso o avere un'età diversa non influisce poi nella risposta al test e nella modificazione delle variabili in oggetto. Stato civile, la maggior parte era coniugata, e in questo caso non ci sono differenze tra i due gruppi. La quantità di persone che lavoravano meno si equivale, e invece per quanto riguarda la scolarità, una scolarità, diciamo, medio-alta, perché la maggior parte aveva una scolarità medio-inferiore o diploma. Risultati. Allora, questi sono i risultati all'inizio del trattamento. È molto importante perché i due gruppi all'inizio del trattamento sono omogenei, cioè non ci sono differenze, quindi partono tutti da uno stesso assetto emozionale. Questo è importante perché poi dimostra ancora di più il cambiamento in un gruppo rispetto all'altro. Per quanto riguarda la lissitemia, vediamo che in entrambi i gruppi si attesta intorno al 23,5% e non emergono differenze statisticamente significative appunto tra i valori dei punteggi medi totali ottenuti alla TAS 20, ma anche agli altri test. Sopra abbiamo appunto le F1, F2, F3, che, come ho detto, sono le tre
altre scale della lissitimia, la scala che misura l'ansia e la depressione alla ADS e poi la qualità della vita. Cioè a dire, come potete vedere, comunque i punteggi medi, perché parliamo ovviamente di media, sia di ansia che di depressione, per esempio, non superano il cutoff. Parliamo della media di un gruppo. Se superasse il cutoff, vorrebbe dire che la maggior parte di quel campione presentava ansia e depressione. Questo, come abbiamo comunque discusso stamattina, non corrisponde poi alle evidenze cliniche e anche scientifiche, però è molto importante, perché anche se non il punteggio medio non supera il cutoff, è comunque molto alto, va ai limiti del cutoff, ed è più alto, sono i punteggi medi del nostro gruppo, sono più alti rispetto a quelli che ottiene la popolazione generale utilizzando questi test. Abbiamo fatto uno studio anche in confronto, che ovviamente non vi ho portato. E invece, per quanto riguarda la qualità della vita, sia nel gruppo sperimentale che nel gruppo di controllo, non ci sono differenze, ma il punteggio medio degli ORTC è comunque minore rispetto a quello della qualità della vita ottenuto nella popolazione generale, che supera il 70, intorno al 73. Questi poi sono i risultati ottenuti dall'inizio alla fine del trattamento, e l'abbiamo verificato sia facendo dal punto di vista statistico un t-test per campioni appaiati, ma anche un'analisi della varianza utilizzando sia il tempo che il gruppo, quindi un doppio, diciamo, confronto per validare i nostri dati. E abbiamo visto che quindi sono stati confrontati appunto i punteggi alla TAS dal T0 al T3, che nel gruppo sperimentale è emerso una riduzione statisticamente significativa sia del punteggio medio totale, che vediamo qua in questa slide, nel gruppo sperimentale sopra, con un'alta, c'è stata una riduzione dal T0 al T3 da 49,7 a 42,8, con un'alta significatività, ma anche una riduzione ai punteggi medi dei due fattori F1 e F2. Nel gruppo di controllo questo non è avvenuto. Per quanto riguarda le scale dei fattori non ci sono delle grandi modifiche, ma per quanto riguarda il punteggio totale, invece, emerge quasi un aumento del punteggio, che va da 47,9 a 50, quindi un piccolo aumento, e comunque è supportato da un trend di significatività. Questi appunto sono i risultati delle due scale: difficoltà a identificare le emozioni e esprimere le emozioni, che si è notevolmente ridotta nel gruppo sperimentale. Per quanto riguarda l'ansia e la depressione, ho riportato soltanto la tabella del gruppo sperimentale, è emersa una riduzione statisticamente significativa dei punteggi medi di ansia e depressione soltanto nel gruppo sperimentale e non nel gruppo di controllo, e si sono ridotti pareggiandosi quasi a quelli della popolazione generale, quindi punteggi. E per quanto riguarda gli ORTC, riportiamo soltanto quello che riguarda appunto la valutazione soggettiva della qualità della vita, che per il gruppo, nel gruppo sperimentale vi ha riportato un incremento della valutazione soggettiva della qualità della vita, che da 66,4 passa a 73, attestandosi a quella della popolazione generale, mentre questo non avviene, come vediamo, rimangono proprio gli stessi risultati nel gruppo di controllo. Quindi nel gruppo sperimentale è stato evidenziato nel nostro studio un miglioramento significativo della capacità di identificare e esprimere i sentimenti, una riduzione di ansia e depressione e un miglioramento della qualità della vita. Questo verosimilmente legato alla possibilità di scrivere e di riflettere sui propri vissuti emotivi. I dati cui siamo pervenuti quindi confermano l'ipotesi circa l'importanza e il valore di un sostegno psicologico nel favorire il contenimento dei vissuti emotivi negativi esperiti dal paziente oncologico in trattamento radioterapico, e in particolare questo tipo di intervento, quindi con dei colloqui di supporto integrati dalla stesura di un diario giornaliero narrato dal paziente al terapeuta, si è rivelato adeguato per prendersi cura dei bisogni emotivi dei pazienti oncologici, promuovendo un benessere psicofisico e avendo anche delle ricadute sul miglioramento della qualità della vita. Vi ho annoiato un po' con i dati, che sono sempre una noia, però adesso voglio passare alla parte più emotiva, emozionale, interessante della relazione, quella della dottoressa Meo. No, così? Ok, grazie. Buongiorno a tutti. Sì.
Eccoci. Allora, il nostro progetto di ricerca intervento si è posto l'obiettivo nel gruppo sperimentale di affiancare al necessario spazio informativo un luogo per l'ascolto e la condivisione dei vissuti legati all'esperienza del trattamento radioterapico. È stato offerto quindi uno spazio e un tempo in cui poter narrare la percezione individuale di malattia e del significato ad esso attribuito, connettendo pensieri ed emozione e regolando quest'ultimi in intensità. Solo il malato può descrivere il mondo in cui si muove, fino a quella linea d'ombra che la malattia ha tracciato. Solo lui è in grado di raccontarlo, il paziente è l'autore e il protagonista della storia. Esplorarne le potenzialità, numerose più di quanto si creda, e i confini, permette di riscoprire risorse ignorate o dimenticate e di costruirne di nuove. All'inizio del trattamento radioterapico, che coincide con la fase acuta, ovvero quando la presenza di un cancro è stata diagnosticata e il paziente è chiamato a sottoporsi a continui e costanti trattamenti curativi, il soggetto ha il vissuto di avere perduto un'identità complessa e conosciuta e di averne acquisita un'altra, legata solo alla patologia in atto. Marco. Il mio pensiero si rivolge a quando avrò finito tutto questo. Intendo dire la fine delle terapie. Il poter di nuovo sentirsi libero da impegni medici, potendo in questo modo riprogrammare la propria vita, con le abitudini che ho dovuto mettere da parte. Ritrovare il piacere di una corsa, di un giro in bicicletta, di un'attività che possa stancarmi senza avere alcuna preoccupazione. Ora invece la mia vita, la mia è la vita di un paziente che deve avere pazienza. Francesca. Penso a tutto quello che è cambiato nella mia vita e in quella dei miei familiari. Penso a mia figlia che ha solo 3 anni, che non avrà fratelli e che rischia di perdere anche la sua mamma. E tutto questo però mi fa lottare. Sono una roccia. Sto bene fisicamente e quindi affronto il mostro con tutte le mie forze. Ce la devo fare per forza. Mi auguro di guarire, ovviamente, solo che la mia vita non sarà più la stessa. Dovrò sempre stare in allerta. Le prime sedute di radioterapia vengono vissute con ansia, che spesso è legata alla presenza di dubbi, di convinzioni o pregiudizi circa il trattamento. È necessario quindi preparare il paziente al percorso radioterapico, informandolo adeguatamente e rimanendo disponibili ad ulteriori chiarimenti anche nelle sedute successive alla prima. Ilaria, sto pensando a come si svolgerà il trattamento. Insomma, sto per fare la prima mia seduta e penso, spero di avere tutte le informazioni necessarie prima di sdraiarmi su quel lettino, in modo tale da poter essere più tranquilla possibile. Mi spaventano i raggi che ti bruciano dentro, in modo permanente, e che non senti durante la seduta, così mi hanno detto. Ti curano uccidendo tessuti sani. Inquietante. Il giorno dopo, invece entro nella stanza, anzi nello spogliatoio. Mi viene dato un camice, tipo sala operatoria, personale, da riportare ad ogni seduta. Poi mi fanno distendere sul lettino, dicendomi di stare ferma e immobile, in quanto prima del trattamento devono fare degli accertamenti radiologici. Dopo 15 minuti circa mi comunicano che cominceranno il trattamento. Provo a bloccare il tecnico un istante per avere informazioni sugli schermi, per gli organi vitali circostanti, e chiedo: ma non mi metterete qualche protezione? La sua risposta è stata una bella risata e un frettoloso ferma non si muova. Sono rimasta molto delusa dalla mia prima seduta e ho pensato di non volerla ripetere il giorno dopo. Emotivamente mi sento molto frustrata e vulnerabile, oltre che molto arrabbiata. Per me è un'esperienza traumatica. Comunque oggi le cose sono andate meglio. Il tecnico è stato molto gentile e ha risposto a tutte le mie domande e dubbi e di conseguenza ho affrontato la seduta con molta più serenità.
Durante il trattamento emergono emozioni forti come paura, rabbia, angoscia, disperazione e la malattia rappresenta un'esperienza di perdita sia a livello fisico che a livello psicosociale. Franca. Provo rabbia e voglia di farcela, voglia di provare ad essere più forte della radioterapia. Mi sento stanca e irrequieta, vorrei fare mille cose ma non ce la faccio fisicamente. Certe volte mi sento troppo aggressiva, altre troppo scarica. La mia vita, da un lato, è rallentata, molto, ma sicuramente adesso è vissuta con molta più consapevolezza. Simona, credevo di essere immune dal tumore. Credevo che a me non sarebbe mai accaduto. Lavoro all'interno del dipartimento oncologico. Guardavo i pazienti e mi ripetevo cosa avrei fatto al loro posto. Mi sento delusa, triste, fuori posto, perché mi sento circondata dagli altri che invece sono sani. Mi sento tradita dalla vita. Il tumore è una bella prova. Poco dopo sposata sono rimasta incinta per caso. Onestamente non ero pronta per un figlio. Rinonia vuole che adesso sì. Adesso che mi sentivo pronta, un tumore mi ha portato via l'utero. Alessandra, mi sento in ansia con il fiato corto, per me, per mio padre, per mio figlio. Avrei voglia di passare un giorno spensierata senza sentirmi oppressa dai pensieri brutti. Avrei voglia di divertirmi, di sentirmi contenta, ma veramente, perché davanti agli altri fingo. A volte, quando mi viene da ridere, subito dopo mi chiedo, ma cosa ridi? Non hai proprio nulla da ridere. E il sorriso mi rimane solo sulle labbra come stampato, perché la mia bocca ride, ma nella mia testa ci sono solo brutti pensieri. La mia vita è assolutamente cambiata, stravolta, sconvolta. Se prima pensavo di avere tutti i problemi del mondo, adesso penso che invece ero abbastanza serena. Al termine del periodo attivo delle cure, le modalità psicologiche con cui il paziente ha affrontato la situazione gradualmente assumono una nuova valenza, improntata sull'elaborazione degli eventi e sull'accettazione. Alessandra, adesso, quasi alla fine del trattamento, posso dire di aver avuto modo di far fluire i miei pensieri e non avere più paura delle mie paure e della mia rabbia. Penso che posso permettermi di chiudere questa brutta parentesi della mia vita e forse finalmente ricominciare a danzare con la vita. Quindi grazie per avermi fatto uscire dal buio, per avermi indicato la strada. Grazie per avermi ascoltata e compresa. Finalmente qualcuno mi ha vista come persona. Grazie per avermi accompagnata e per avermi ridato le ali, perché senza ali non si vola e volare è bellissimo. Il mio grazie a tutti i pazienti per aver condiviso con me i loro preziosi vissuti, con la speranza certezza che la dignità, l'autenticità e l'identità non vengano negate. Grazie.